sapere che cos'è, questo dovresti sapere che cos'è. Benvenuto Gaetano, questa iniziativa non è per battere un record ciclistico oppure per entrare nei Guinness dei primati, qual è lo scopo? Allora, questa iniziativa ha lo scopo principale di raccogliere fondi per quanto riguarda una ricerca dell'Università di Verona che si occupa in particolare del cancro al seno ad alta aggressività. E quindi il mio giro è raccolta fondi, ma anche parlare di prevenzione e anche di speranza, perché dal cancro si muore ma anche si guarisce. Quindi portare avanti questo messaggio e dare una mano perché questa speranza diventi una certezza, insomma. Il tuo ospedale collabora all'Università di Verona, qual è l'iniziativa? Allora, la dottoressa, adesso mi sfugge un attimo, perché dopo tutti questi chilometri è possibile che... Comprensibile. La dottoressa Erminia Manfrin dell'Università di Verona, ricercatrice, titolare della ricerca, collabora con il dottor Remo, che è un anatomopatologo dell'ospedale di Legnago in provincia di Verona, dove io lavoro e opero come tecnico biomedico. Quindi dall'insieme di queste due realtà noi portiamo la casistica, loro vanno a ricercare proprio a livello genetico, genomico, quella che può essere la causa e di conseguenza poi la cura. E questa iniziativa è patrocinata? Questa iniziativa patrocinata non solo dall'USL 21 di Legnago, l'USL 20 di Verona, ma anche dagli amici della bicicletta, dalla Fraternità, che è una comunità che si occupa in particolare di detenuti, di assistenza ai detenuti e alle loro famiglie, e dal Sorriso di Beatrice, che è un'associazione alla quale facciamo capo, perché io i soldi non li raccolgo personalmente, vengono in qualche maniera portati nel conto corrente di questa associazione, di questa Onlus, che interamente verranno devoluti poi da questa Onlus all'Università di Verona. Sei tu che vai in giro per le coste dell'Italia, perché hai così a cuore personalmente questa iniziativa? Allora, portare in giro questa iniziativa per le coste dell'Italia è un po' abbracciare tutta l'Italia. È un modo anche per parlare anche di attività fisica, prevenzione passa anche dall'attività fisica, da un certo tipo di alimentazione, da un certo modo di vivere. E per questo motivo che vai in giro in bici? Beh, la mia è un'iniziativa estrema, che insomma, se qualcuno vuole imitarmi, volentieri. Certo, però ecco, basta veramente poche regole. E quindi il fatto di girare tutta l'Italia è quello di divulgare il più possibile e poi comunque a me piace il mare, quindi. E arriverai a Ventimiglia, quanti chilometri sono? Sono circa 3.700 e durerà quasi un mese il giro. Buon viaggio. Grazie. E buona ricerca. Grazie.